Pietro, politica divisa per quanto riguarda i cambiamenti che si vogliono fare all'interno della sanità e politica divisa anche per quanto riguarda il presidio unico ospedaliero per la provincia di Teramo. Lei che ne pensa? Una cosa è certa, la sanità in provincia di Teramo vive un momento di crisi perché non è chiaro qual è il suo ruolo, il ruolo che potrà giocare nel panorama regionale della riorganizzazione. Al di là dell'assetto delle ASL, il tema principale è quello del ruolo che la sanità ospedaliera teramana potrà avere in ambito regionale. Sappiamo che due presidi ospedalieri potranno avere queste caratteristiche in ambito regionale e se Teramo vorrà giocarsi questa possibilità, e secondo me ha tutte le potenzialità di farlo e ha tutta la necessità di farlo, dovrà necessariamente pensare a una struttura ospedaliera importante, e una struttura ospedaliera importante probabilmente potrà derivare solo da una progettazione di un nuovo ospedale che abbia requisiti strutturali, tecnologici e anche di personale adeguati a garantire l'assistenza verso le urgenze al livello migliore possibile. Su Atri? Ma su Atri, il problema di Atri a mio parere è che non è stato capito il ruolo che questo presidio può avere anche a cavallo tra le due province, perché ovviamente la programmazione sanitaria è una programmazione regionale e considerare Atri come un presidio ospedaliero della provincia di Teramo è assolutamente riduttivo. L'ospedale di Atri ha un bacino di utenza potenziale di 175.000 abitanti, quindi il problema dell'ospedale di Atri andrebbe concepito in una dimensione extra provinciale ma regionale.